Noi siamo Mara e Maurizio con Antonio, la chic colorificio di Arma di Taggia, paese bellissimo, mare, quindi vi faccio un po' di invidia. Siamo presenti da tanti anni. Sono Angelo Monetta, Casa del Colore di Belvedere Marittimo, Cosenza. Mi chiamo Daniele Iotti e sono titolare del colorificio Arcobaleno di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Sono Elisa e con mia sorella gestisco da 25 anni un'attività di famiglia al colorificio Pepino. E prima era già di mio padre, poi dei miei nonni, quindi è abbastanza storica, soprattutto con Covema. Io sono in azienda da 30 anni e quella volta già c'era il Murcolor. È l'unica idropittura che c'era quella volta e c'era ora. 1990 che ho inserito Covema nelle filiali, non l'abbiamo più abbandonato. 1961, il 2 di maggio. Nel 72, 70, ora mi ricordo il primo Murcolo che si mise con la Covema. Mi sembra intorno al 72. Oltre 45 anni, dici. Ed è un punto di forza del marchio della Covema, perché comunque, essendo un prodotto così storico, non c'è cliente che non lo conosca. Risana gli ambienti, profumati, punto di bianco eccezionale, non ingiallisce. In 25 anni non ho mai riscontrato un problema sul cantiere dovuto al Murcolor. Attenzione, Quello è il Federico. panno quotidiano. Ci sono persone che non sono dei nostri clienti abituali, però vengono per quel prodotto. È un prodotto che viene dato sempre perché il cliente gestisce tutta la casa, perché passiamo dal bagno alla cucina, a tutti gli ambienti. Quando poi enfatizzi molto un prodotto, dall'altro lato hai l'artigiano che dice: ma mi prende in giro, non mi prende in giro. Poi quando torna e dice: dammi 5 latte di Murcolor, va bene, significa che non l'ho preso in giro. Certamente è stato a Siena, come penso in altri posti, introdotto da ormai da una cinquantina d'anni. È una pittura che la conoscano quasi tutti. Che insomma, già questo. Quando vengano in negozio vogliono vedere il secchio arancione. Cioè, Murcolor ce lo cercano come lavabili, super lavabili, traspirante, idrorepellente, Super coprente. super coprente. Ma perché quando vendi il Murcolor sei in una botte di ferro? Cioè, tu lo vendi e sei sicuro che fai bella figura. Murcolor è un prodotto che è facilissimo da applicare, ha una buonissima copertura, risolve moltissimi problemi sia a livello di traspirabilità, di muffa, si adatta a essere usato sia all'interno che all'esterno. Una bella etichetta, un barattolo con delle istruzioni che al pubblico piace molto. Del Murcolor, che è la cosa più facile da fare perché quando vendi qualità è facile ed è facile vendere un prodotto che funziona e un prodotto che non dà problemi quando lo vendi. Perché effettivamente fa quello che dice. È un prodotto pulito, bello, preciso, perfetto, duraturo, si stende bene, la resa è giusta, quello che... Perfetto, guarda, io non posso dire nulla sul Murcolor. Perché il Murcolor ha una qualità che poi fa passaparola, chi lo prova si affeziona, chi lo vende facilmente perché al di là di un prezzo più alto degli altri, sa che dà un buon prodotto, non avrà mai contestazioni, il cliente sarà contento, quindi fatta la vendita, non ci sarà mai una lamentela sul Murcolor. Io il Murcolor ce l'ho a casa, quindi lo conosco, posso consigliarlo perché sono il primo a essere contento. Spende più soldi di quello che pensava. Si fida di me, io devo dargli un prodotto che sono sicuro di non perdere la fiducia del cliente. Con Murcolor ci siamo. Io lo chiamo il bianco di Dash, quando glielo devi spiegare con una persona comune per fargli capire, cioè insomma, il bianco di Dash. Anche perché da bianco a bianco c'è la differenza. Perché l'ho usato? Quindi, principalmente perché sono sicuro di questo prodotto. Però di per sé non mi ha dato nessuna problematica, mi sono trovato bene, mi sono reso conto. Anche portandolo all'estremo, che ha veramente della qualità. Sicuramente ha un profumo inconfondibile, almeno io se mi metti una latta di Murcolor me la apri, io lo riconosco senza neanche farmi vedere l'etichetta, cioè si riconosce subito. Oggi il profumo c'è e quando comunque lo dai a un nuovo cliente lo apprezza sempre, lo apprezza sempre.
è sempre stato pure sì un suo punto molto particolare, molta gente lo ricorda anche per questo profumo, perché loro arrivano e dicono: oh, quel prodotto ha un profumo spettacolare, copre bene, però profumo spettacolare, iniziano con quello, apriamo la latta, è un profumo spettacolare, e poi iniziano con tutto il resto degli elenchi, ma il profumo è la prima cosa che dicono. Il prodotto è un prodotto profumato, quindi tra virgolette anche nell'utilizzo viene, viene effettivamente, lo utilizzano con piacere. No, la latte arancione è sempre la latte arancione, nel senso che è un metodo di riconoscimento. Infatti chi viene ti dice: ho preso quella con la latte arancione. Clienti che usano e gli piace, che hanno già usato il Nurcolo, la prima cosa che quando entro dicono: voglio la più buona, quella col barattolo arancione. La latte arancione è un simbolo di questa idropiccia. Pensi che Nurcolo, c'è molta gente che non si ricorda come si chiama. Mi dicono: signora, mi deve dare la latta, quell'arancione che c'è scritto Covena. Però ogni tanto capita che vengono a prendere un chilo di colore per fare dei ritocchi, prendono Nurcolo e poi tornano a dire che il colore loro non è bianco. Erano convinti di avere il bianco sui muri, invece si accorgono che il bianco è un'altra cosa. Quando ero piccola, i miei nonni avevano una piccola bottega in centro paese, io ci passavo davanti quando andavo a scuola, quindi nelle elementari. Quando si tornavo, ripassavo dai miei nonni che mi davano la merenda, e io puntualmente giocavo nel cortile e saltavo su e giù sulle latte di Nurcolo. Per me c'è sempre stato, e per quello mi ricordo sempre bianco e arancione. Quindi io sono sempre cresciuta con Nurcolo. Si scaricavano i bancali a mano, ma di colorato. E anche io tornavo da scuola e ti mettevi lì a scaricare manualmente questo. Non erano 4 lattine, 5 lattine. Magari, non dico il bancale, ma le 20, le 30, erano quei 4-5 colori, non il paglierino, il canapa. Un giorno, per caso, questo albergatore mi ha detto: un problema grave, un problema che non riesco a risolvere nei bagni delle mie camere, che si forma sempre, spesso e volentieri, della muffa. E allora gli ho detto fai una prova con questo prodotto, vedrai che per un po' di anni dei problemi non li avrai. E lui ha applicato il prodotto in tutti i bagni e è tornato da me e mi ha detto: ma io vorrei imbiancare tutto l'albergo con questo prodotto, perché a fare i bagni ho fatto la metà della fatica che faccio di solito a imbiancare con gli altri prodotti. Tutte le volte che io proponevo un Nurcolor, soprattutto un lavoro interessante, lui andava dal cliente ridendo e diceva: ma sei matto, ma questo costa un sacco, ma sei sicuro? E io dicevo: ma te per chi lavori? Lavori per l'albergatore o lavori per noi? Ci hanno insegnato, invece di mamma e papà, comunque era Nurcolor, perché siamo nati qui. Dopo la banca di arancione c'è il Nurcolor. Quando pensi all'arancio, ecco, ti viene in mente sicuramente la banca arancione. Ripeto, nell'ambito del, tra virgolette, dell'arancio, dell'edilizia, del colore, molto probabilmente ti viene in mente la latta del Nurcolor. Buon compleanno, speriamo in un 2021 ancora più sbocco. Anch'io faccio i miei auguri a Nurcolor, altri 50 anni come quelli passati, anche meglio. Buon compleanno Nurcolor, ma le candeline dove sono? Auguri al Nurcolor di altri 50 anni di vita, anche se non ci sarò più. Tanti auguri Nurcolor. grazie di questi 50 anni di storia. Grazie. Spero di farne 50 e più 50. Proprio gli immortali Covema. Auguroni fratello e amico mio, che ci vediamo tutti i giorni al lavoro. Auguri Nurcolor. Altri 50! Uguali! Va benissimo! Altri 50 anni che speriamo le nuove generazioni facciano come si è fatto noi, insomma, ecco, la storia continua. Mi faccio un augurio anche per me di vedere gli altri prossimi 50 anni del Nurcolo. Assolutamente, minimo altri 50 anni. Speriamo che vada avanti, come speriamo che vada avanti anch'io per altri 50 anni. Tanti auguri Nurcolo, buon compleanno. Nurcolo, tanti auguri. Sei un anno più giovane di me, ma probabilmente strada ne hai fatto più tu di me. Tanti auguri, Nurcolo! Tanti auguri! Auguri!